intervenire la Presidente della Biblioteca e chiudiamo con l'ultimo contributo che ci riporta un po' ad alcune questioni che sono state informate più volte, che vanno gli editori, gli editori online e come dire, il fatto che abbiamo un po' nel cuore dell'articolo 11, della sicurezza, anche se probabilmente possiamo la parola a Matteo Ranizio, che è appunto vicepresidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online. Innanzitutto ovviamente con tutti i membri del panel ringrazio il consumatore che aveva organizzato e aver fatto parlare di questo argomento, perché se ne parla poco niente di caro, quindi grazie ancora dell'invito. Noi abbiamo iniziato a parlare come ANSO, siamo un'associazione di piccoli editori, principalmente nel 99% dei casi tutti nati digitali, proprio perché la litania era questa legge, questo articolo 11 è voluto da tutti gli editori. No, non è così in Italia, dove non siamo gli unici, ma ad aver alzato la mano e aver detto no, aspettate un attimo, guardate che questa cosa qua non è che ci convinca molto, lo dicono i nostri colleghi spagnoli che si vantano di un primato unico, il Google News non esiste in tre paesi al mondo, a Cuba, in Nord Corea e in Spagna. Sappiamo tutti come è nata questa legge. Questa legge è nata per volontà di un editore tedesco che pensava all'epoca, che si parla dal 2012, di sanare i bilanci tassando le piattaforme. Noi abbiamo deciso di, come associazione ma anche come coalizione di associazioni in giro per l'Europa, di parlare di piattaforme. Non ci piace individuare Facebook, non ci piace individuare Google, anche perché se si critica il fatto che nel 2000 si parlava di eBay, questa normativa lascerà aperto il campo a quello che succederà tra 10 anni, quindi vorremmo traguardarli. Come editori nativi digitali, se ci fosse stato il termine startup per 10-15 anni fa, quando molti di noi sono nati, saremmo stati delle startup. Probabilmente con questa legge non ci saranno più questo tipo di startup, perché la limitazione di un'operazione che è diventata semplice, abbiamo visto anche i dati che sono stati dati, cioè lo share dei link, sarà ancora come lo concepiamo oggi, questo la Commissione Europea non ci ha chiarito questo aspetto. La cosa che ci premette, però specificare, che noi abbiamo un copyright, quanto editori digitali, per di più, come molti di voi sapranno, gli editori digitali non hanno accesso ad alcun tipo di regalia pubblica, ma siamo tutte aziende che stanno a mercato, quindi se esistiamo, non esistiamo grazie a contributi pubblici o altre cose, ma esistiamo perché le nostre aziende hanno fatto un modello di business che nel 99% dei casi è quello di fare informazione, nel nostro caso siamo quasi tutti editori locali, quindi informazione locale, gratuita, di qualità, un'informazione che molti media mainstream hanno abbandonato per ragioni di costi, perché ovviamente come il New York Times anche il secolo XIX ha chiuso le relazioni periferiche, quindi siamo la voce delle piccole località, dei piccoli territori, che però ha creato posti di lavoro, un'editoria che invece licenziava, ha creato economia, come si dice. In questa direttiva si parla di tantissime cose, si parla del digital single market, ecco, nel mondo della musica, dei film, delle opere d'arte, il digital single market ha un senso. Secondo me nel mondo dell'informazione, delle notizie, dove la limitazione geografica non è la diffusione di un file, ma è la lingua, questo cambia un pochettino le prospettive. Pensiamo al mondo per come lo conosciamo oggi, lo spagnolo è parlato da mezzo miliardo di persone, il tedesco lo parlano in Germania, arrivi in estate a parlare in Mallorca, cioè parlano da tanti altri posti, l'italiano parlano un pochettino in Argentina, però stiamo parlando di notizie che vengono fruite da lettori che sono interessati a quelli che sanno parlare quella lingua, quindi già il fatto di limitare, di pensare a porre delle barriere al share the link, agli aggregatori di notizie sulle notizie dove se sono
job inglese che tra poco non sarà più una lingua europea, stiamo parlando comunque di un contenuto molto nazionale, quindi di diciamo cross-border nelle news c'è poco. Il panel che abbiamo sentito oggi tutti erano dalla nostra parte, diciamo dalla parte logica, perché è un po' preoccupato, perché comunque l'abbiamo sentito i voti diciamo le istituzioni, i giuri, i carcer, sono tutti l'idea che questo articolo 11, perché questo è un articolo, quindi ci siamo focalizzati con un, anche se non è per me in questi giorni, se devo usare un cerchino, abbiamo individuato 11. Perché l'articolo 11, nello specifico il comma che riguarda il link, è quello che può dare a dei piccoli editori nativi digitali la possibilità di creare una startup, quindi creare un nuovo giornale. Nella maggior parte dei casi chi ha creato un nuovo giornale in questi 10 anni in Italia sono giornalisti che hanno perso il lavoro dai media tradizionali, grandi giornali chiudono o licenziano e i giornalisti dicono ma proviamo a riempire un buco, non esiste un'assenza di informazione in uno specifico territorio. Nel nostro caso, la nostra associazione, abbiamo Varese News, che è forse più conosciuto di tutti, che ha più di 20 giornalisti, ma abbiamo anche il Giunco, dove due giornalisti licenziati da una redazione di Grosseto hanno aperto un giornale e fanno informazione e sono diventati 950 nel loro territorio. Io stesso sono un editore, sono proprio editore per caso, dico. 10 anni fa abbiamo aperto un giornale in provincia di Savona, oggi abbiamo creato un'azienda che comunque ha generato 26 posti di lavoro in questo momento. Abbiamo 8 giornalisti a tempo indeterminato, altre 10 diciamo figure, probabilmente se nella carta stampata c'è anche quelli grafici, noi abbiamo gli ingegneri grafici, che sono proprio quelli che Bezos ha messo nelle redazioni, nella redazione del Washington Post a produrre le notizie. Quello che è vero è che le piattaforme sono molto più veloci dei legislatori. La notizia è data ieri, Google di fatto ha tolto l'obbligo di avere la notizia gratis quando si accede tramite Google News da uno snippet dal sito, quindi di fatto adesso gli editori saranno liberi di scegliere se verranno a avere direttamente le notizie dentro Google News direttamente sul paywall. Facebook ha detto che aiuterà i grandi editori. Perché quello che vedremo sarà questo, perché la legge dice che le piattaforme non saranno obbligate a dover fare un accordo con tutti, ma dicono, la legge dice, che dovranno farlo con un adeguato numero. Ovviamente noi siamo pessimisti per natura e quindi pensiamo che prima di riuscire ad avere un appuntamento a discutere, diciamo, il nostro accordo con Facebook e con Google, diciamo che passeranno anni e anni e anni. E in questo caso quello che succederà che per il consumatore ci saranno meno notizie. Si parla sempre di fake news, le fake news sono originali, nel senso che c'è qualcuno che si inventa la fake news, per cui non avranno assolutamente problemi. E visto che ho già parlato anche troppo, chiudo con un esempio di quello che sta succedendo in Spagna. In Spagna, come voi sapete, c'è una legge che non è uguale, però diciamo che prende spunto, perché in Spagna non hanno avuto la possibilità di fare un accordo o non farlo. In Spagna si è detto, da domani mattina, se tu vuoi essere aggregatore di notizie, devi pagare i siti dei linki. Google News ha chiuso, molti praticamente aggregatori sono tutti spariti, ma sta succedendo una cosa molto singolare, ovvero le notizie che parlano di Madrid, del Real Madrid o della Catalogna, di quello che sta succedendo, vengono prodotte in Messico. Vengono prodotte in Messico da giornali di lingua ispanica, che ovviamente si avvantaggiano dal fatto che possono sfruttare invece tutti gli strumenti di aggregatori di notizie. Quindi la realtà dei fatti è che noi stiamo pensando di chiudere il nostro recinto, quando ovviamente il recinto non esiste perché le lingue vanno oltre. Ma domani ci potremmo trovare con l'Algeria che produce notizie in francese per i francesi e racconta magari delle bandiere di Parigi, non esattamente come verrebbe raccontato da un giornalista francese. Per l'Italia potrebbe capitare magari che noi ci troviamo con, visto che ci siamo già trovati con la televisione in Albania, ci troveremo con un quotidiano che racconterà la quotidianità dell'Italia dall'Albania. Oppure, visto che tutti ce l'hanno con la Russia, le fake news, adesso ci impiegano 10 giorni a trovare 50 persone che parlano e scrivono in italiano, 50 persone che parlano e scrivono in tedesco, e si vedrà proprio un giornale formando e informando il mondo, perché potrà ascoltare aggregatori di notizie, potrà ascoltare qualunque cosa, per
costi, visto che saranno fuori dall'Unione Europea. Quindi la realtà del fatto è che l'idea massima potrebbe anche essere carina, detto che secondo noi se uno vuole fare un giornale deve stare al mercato a pagamento, ci sono 80.000 strumenti, però l'informazione gratuita è ancora un'importanza e una qualità anche se non viene pagata. Però il rischio è che alla fine ci troveremo con un recinto chiuso da cui di fuori chi sta fuori potrà produrre delle notizie e dare un'informazione non esattamente come quella che magari vorremmo dare in parziale con un punto di vista europeo.